direttore dell'ISPRA, dottor Alessandro Bratti, è prima volta dell'SNPA al pubblico, prima volta del sistema presente con uno stand, in una prima volta un po' di tutto, prima conferenza nazionale, qualche commento su questa prima volta? Beh, insomma, credo che stiamo perseguendo un percorso che è iniziato qualche anno fa, anzi direi un anno fa più o meno, dopo l'applicazione della nuova normativa che dà ad ISPRA questo compito importante di coordinare il sistema, di coordinare le agenzie ambientali all'interno del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Lo stiamo costruendo sia da un punto di vista formale, attraverso gli atti che necessitano di questa costruzione, con cui stiamo confrontandoci con il Ministero dell'Ambiente per fare in modo che poi questi atti siano operativi. Nel contempo non siamo stati con le mani in mano, quindi stiamo lavorando sia sulla parte comunque sia tecniche attraverso il Consiglio federale, attraverso l'organizzazione del Consiglio di Sistema, attraverso l'organizzazione dei gruppi di lavoro che partiranno proprio in questo periodo. Nel contempo non abbiamo trascurato il tema, diciamo, comunicativo, sia verso l'interno del sistema attraverso una serie di iniziative che stiamo mettendo in campo, sia all'esterno, cioè far conoscere che oggi c'è una situazione diversa rispetto al passato, dove non esistono più le 21 agenzie e l'ISPRA, ma esiste un sistema che si muove in maniera coordinata con le proprie contraddizioni, perché si tratta di uniformare percorsi molto complicati, molto diversi, che vengono anche da una storia diversa. Però diciamo è la sfida che abbiamo davanti, e oggi a Remtec si inizia e si parte con questa sfida. Si parte, e il fatto che sia inaugurata la fiera all'interno dello stand dell'ISPRA credo che sia un bellissimo segnale di attenzione anche da parte del sistema produttivo, che sempre di più vede la nascita di questo sistema con grandissimo interesse e come anche una grandissima opportunità da un punto di vista economico. Domani